dobbiamo essere più cinici sotto porta e cercare di chiuderla molto prima. Determinazione, capacità di chiudere le partite, riduzione al minimo dei margini di errore. È la ricetta di Riccardo Lattanzio che si prepara dopo il turno di squalifica a riprendere un posto nell'attacco dell'Audace Cerignola e a guidare la rincorsa dei gialloblu di Dino Bitetto al primo posto, obiettivo dichiarato e oggi lontano 2 punti. Questa è la distanza dal Taranto capolista, con nel mezzo quel Picerno che deve però ancora recuperare una sfida contro il Nola. Il prossimo ostacolo risponde alla Sarnese, attesa domenica al Monterisi, ma in casa Audace è ancora viva l'eco della vittoria in extremis sul campo del Gragnano. Parola del centrocampista Gabriele Carannante, inamovibile tra gli under e anche lui prossimo al rientro dopo lo stop imposto dal giudice sportivo. Questa è una squadra importante che ci crede sempre, non molliamo mai, anche dopo un calo nel secondo tempo, dopo il secondo gol, noi non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di fare il terzo gol. Da un'avversaria campana all'altra, la sfida alla Sarnese si gioca a partire dai numeri, quelli dell'Audace, squadra con il miglior rendimento casalingo del girone H, e quello degli ospiti, quart'ultimi in classifica, sin qui sconfitti in ben 6 occasioni su 11 in trasferta. Lattanzio però diffida dalle apparenze di un avversario dall'organico giovane che in settimana ha cambiato allenatore, dentro Alfonso Pepe al posto di Massimo Agovino, che aveva deciso improvvisamente di non firmare nonostante avesse diretto già 3 sedute di allenamento. È una squadra comunque in salute, viene da un ottimo risultato contro una squadra di categoria come la Gelbison. Non sarà facile per noi perché sono tutti giovani. Naturalmente è una partita sempre insidiosa e dobbiamo cercare di chiuderla. Out, Cascione e Nadarevic in difesa, Allegrini e Abruzzese sono favoriti su Di Cecco. Per il Cerignola sarà la prima di 12 finali in una corsa a 3 per la vetta, mai così intensa come in questa stagione. Queste sono 12 finali, perché noi non possiamo più sbagliare e dobbiamo vincerle tutte, perché in questo momento ci troviamo, diciamo, a rincorrere il Picerno e il Taranto. O chi entra o chi gioca dall'inizio, l'importante, come ho già detto prima, farsi trovare pronti.